Ben trovati buonasera e ben buonasera Maurizio a Cristiano Malgioglio ho nelle mani Signora Evora che è il suo ultimo disco addirittura prodotto anche da lui questa è una, una grande cantante del capoverde, del capoverde no? sì. forse una delle migliori a mio avviso eh, che lui ha scoperto io l'ho scoperto molto tempo fa Vent'anni fa l'ho scoperto, ma mi è stata molto vicina, lei ho voluto dedicare questo disco a Cesare Evola perché mi è stata molto vicina, dopo la scomparsa di mia madre io ero caduto un po' in depressione e uno come me non può essere depresso e avevo il terrore e così ho rifiutato di, di avere dei medici vicino di prendere delle medicine okay. la voce di questa donna mi ha fatto guarire io l'ho incontrata parecchie volte eh, ed è un'emozione sentirla cantare adesso purtroppo è scomparsa e io volevo fargli questo omaggio ho preso le canzoni più eh. belle eh, le ho fatte quasi mie, non so, beh naturalmente il paragone è sempre... Non è la prima volta che in Italia viene pubblicata lei, perché non... No, in Italia no, no, no è stata pubblicata, ah, sì, sì, è pubblicata, sì, ha moltissimi ammiratori in tutto il mondo. Ma in Italia ci sono stati i dischi con lei, Cesaria? La... Sì, 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 Cesaria è, è un mito, è un mito in tutto Dai. il mondo. Ah, ma salve, c'è ancora? Può portare da bere qualcosa? Volentieri, sì. sì. Eh, il signor, un tè, magari. Un tè. Cosa preferisce? Un tè. Io sete, sono... un tè. Mi è così familiare il signor Malzoni. È vero. Lo eh? sa perché? perché Ma avevo... io ti adoro, lo sai, tu sei un grande... Perché avevo una macchina e una Delta, bicolore. Così, come i capelli ciò cioè. eh, ah, adesso questo ciuffo, sento... purtroppo va ah. via questo ciuffo oh, per perché c'è un progetto. Spero che vada come in porto con, con Rai 1, eh, di, di un varietà, e così mi hanno chiesto gli autori: Cristiano bisogna togliere il ciuffo. Ma che vediamo stupidale. che perché? cosa succede. Ma ma eh, ragazza... Lo so, ma vediamo che prendiamo cosa... una sottoscrizione, Vabbè, un appello. <ride> Non si tolga. C'è cioè, così. È come uh, dire a uno che il non è il mio marchio alto di, Allora, di scrittura se cresci di 10 centimetri. Ma certo, ma da vecchio è? non posso più andare con questo ciuffo, Maurizio. Ma Devo un pochettino. Un, voglio, voglio tornare a un colore naturale. Poi se ho successo. Con il colore castano, beh, eh, Io non rinuncerei, a... no. No. ma non si deve rinunciare. Assolutamente. Ma prenda scherzio. la sedia, venga qui, venga, venga qui vicino grazie, a noi, qui. Molto, molto umano. Eh, ma sì, che buono. Eh, no, grazie. veramente mi dispiace. Cioè, è una caratteristica tua perché da tu scrivi belle canzoni o canti bene, a prescindere da tu, però è quello. È un segno di riconoscibilità. Ma sì, ma per carità. Deve difenderlo, deve difendere il ciuffo. Possiamo fare un comitato. Mi pare una cattiva. Ciuffo no, con... Sì, un comitato di difesa eh, del ma... ciuffo. Ma io sono vabbè, un disposto. Facciamo questa intervista con lei. Una, una tua intraprendenza. Tante, Maurizio. Una. Eh beh, intraprendenza... Non... Ah L'ultima avevo mandato un brano a Carla Bruni con la speranza che mi rispondesse. Era in Sarkozy, la si era Sarkozy? Sì, era in Sarkozy allora. Eh, allora invece... perché non è più Sì, no, dico quando, dico quando lei era... Ah, era... eh, sì, sì, Ecco, sì. Eh, moglie del presidente. E non mi, non mi aveva mai... e non mi ha risposto. Un giorno l'ho incontrata a Parigi, penso che non si è accorta di me, e io non mi sono neanche avvicinato e ho fatto bene forse. Ecco. E me, non ti sei avvicinato di No, la pendenza no, no, no. di averli mandato, sì, infatti. Dai. Vabbè, dai. non è che ha perso la Callas, eh? <ride> sei... no, ecco. Una che schitarrava, sì, ma diciamo. Ma molto... devo dire che lei ah. scrive molto bene. È garbato. Scrive sì. dei testi bellissimi. Eh? È vero, è vero, è vero. Come cantante meglio fatti bravo. Sì, sì ma che è? ma non c'è paragone. Mai. E senti, è una tua eh, come dire. Invece intemperanza, questa era un'interapprendenza, un'intemperanza, una, una, eh, un fastidio, non so come dire, un gesto di intem da intemperante. Ma sai, Maurizio, io sono, sono uno che eh, non conosco questi, questi aggettivi, perché sono uno che non sono intemperante di natura come, eh, come persona. Non ce l'hai, non ce l'hai. No, non mi... ce l'ho. Eh. E una tua insicurezza invece? Ma io non so, guarda, io forse io non voglio essere presuntuoso, ma io non sono insicuro per il semplice fatto eh, che se io fossi stata una persona insicura, anche se il mio personaggio all'inizio era molto forte, non, non, penso che non sarei durato così, così tanto. L'insicurezza, no, non sono insicuro di niente. Se voglio fare una cosa la ah, faccio. Vai. Se mi dicono di no, va bene. Cioè, pazienza. Sei determinato, in sì, insomma. Sì, determinato come allora. persona. E, e invece. Avrai delle inquietudini. Eh? Sì, molte. Le inquietudini so, eh, Per esempio, per se, che ne so, per esempio eh, le malattie Le malattie mi spaventano molto. Ah, quindi hai paura delle sì, malattie? Sì, non tanto dalla vecchiaia. Della vecchiaia no, delle malattie. L'idea di non essere più io, di non saper ragionare più bene, di, non, di leggere e non capire quello che leggo, ecco, quello mi spaventa molto. Sì, probabilmente uno non se ne accorge in quel eh, momento, lo so, però quello ti dà... Vorrei che non succedesse mai ecco, questo. Ecco, ti, ti dà paura. Sì, di specialmente sempre. per le persone creative questo non deve succedere, penso. Ma hai detto a qualcuno, se straparlo, tiratemi la giacca, bisogna... <ride> <pisano." ride> ancora no, ma no, ancora no. Non Spero, detto. più in là possibile. No, più in là possibile, ma io per esempio da anni ho detto a un paio di amici... Beh è normale. tiratemi la giacca perché... Se abbiamo dei parenti molto intelligenti, penso che lo, che lo ah. facciano, quello è importante. Sì, 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 se non cominciano i parenti ah. a straparlare, sai, dipende sempre. Vai. Senti, e un tuo aspetto inedito qual è? Inedito? Sì, cioè che non si conosce, che io non conosco. Che è qui presente non conosce. Eh. Sai, io nella mia vita privata sono stato sempre privato. No, no, io non voglio. No, sapere. no, no, inedito, inedito ho una bellissima storia d'amore, ma non mi sento di raccontarla. No, ecco, basta, questa, dai, questa una è una, ecco, una bellissima Sto vivendo una bella storia d'amore, eh, perché se la racconto poi finisce. Non la lo faccio sapere a nessuno, la non, non lo faccio non è sapere a nessuno. Né maschile e nel femminile, è, è una neutra. storia d'amore una grande eh, storia ecco, d'amore. So, poi esistono storie d'amore piccole, grandi, importanti. Eh, c'è questa storia. Ecco, eh, questo è bello. Eh, questo da è tempo bello. che c'è. Da um, sei mesi. Ah, sei mesi. Ecco, I sette beh. anni non sono ancora arrivati, Maurizio. No, ma sei mesi già sono sei mesi. Eh, eh certo, pensavo che fosse un, un innamoramento e per fortuna non è stato un innamoramento. È stato qualcosa di più forte. A che età hai avuto il primo innamoramento? Tanto per questa lei... Ma forse a vent'anni? Eh. Troppo e grande a. fino a vent'anni niente. Niente, Vedevo, ma, guardavo, ma, mi innamoravo ma, delle attrici del cinema, ma, ma. degli attori del cine, che facevano film, però non avevo, non avevo così queste grandi. perché forse avevo, ho avuto un'educazione molto ristretta. Vivendo in, vivendo in Sicilia, poi dopo sono andato via, naturalmente, e da allora mi sono innamorato via? parecchie volte. A che età sei andato via? Dai? Ma noi da piccolo siamo andati sono stati in Australia per otto anni con i miei genitori. Poi ho vissuto molto a Genova, eh, molto in Sicilia. Penso di 22 anni, sono andato via e non ritorno molto volentieri, specialmente in questo periodo che non ci sono più i miei genitori mm -hmm. e per me è un grande, un grande dolore quando vado giù. Quindi la tua emancipazione, quindi... Sì, è venuta a Genova. Anche l'innamoramento, sì. 22 sì. anni. Sì. Ma... Però se sei arrivato fino a 22 anni è perché non ti volevi innamorare. Non lo so, forse non capivo niente, ero un po' ritardato, non lo so. Ma perché, eh, no, eh, beh, insomma... Mh. Ma l'amore è una cosa troppo importante, molto forte. Forse, forse ho avuto la fortuna di scoprire l'amore a un'età un adulta. Questo è stato molto importante. Ho sofferto di meno, ecco. Forse sì. Ho sofferto di meno. Forse assolutamente sì. Senti, prima tu hai detto... Una cosa sull'età, sugli anni, ma tu hai paura di invecchiare? No, non ci penso. Ah, io eh. dopo i 40 anni non mi ricordo più quanti anni ho. Ma sì, ma... Quello lo che dico i giornali, ho 5 ma anni. Ma sì, ma E ci non perde non la memoria. Certo. No, no, la memoria no, grazie a ah, Dio, la memoria dell'età. <ride> un sì. colpo di smemoratezza. Sì, quello eh. è molto importante. Sì. Ecco, io per esempio, quello che non sopporto è quanti giornali mettono l'età di questo. Eh, di lo fanno quasi ma non no, per esempio all'estero, all'estero non si usa. in Francia non si usa ma anche in Spagna ma in Italia perché? ma perché non mettono l'età i giornalisti i direttori dei giornali sarebbe straordinario no, non lo so perché, perché non frega eh, niente a nessuno no ma, perché, eh, ma no. ci sono, ma ci eh, sono dei direttori dei giornali che sono più celebri più celebri so, di noi ma eh no ma è vero è vero, è vero. Dice? direttore responsabile metti Ferruccio De Portoli a bentavarenti di età eh, che, che sì, ma il direttore del Corriere della Sera l'avrebbe ah. benissimo detto non ha problemi no ma no ma per dire capito lui questo sta sì. anche ti piacerebbe molto invece a me. A me infatti non sarebbe sbagliato, anche i giornalisti che si mettono sempre Cari direttori, se siete in ascolto, per favore ecco. mettete anche la vostra età e sarebbe stupendo. Ecco, sì, cominciamo a dire le cose come stanno, <ride> eh, avanti. No, qui, quindi che rapporto... Mi siedo perché ho preso tutto stretto di mente... Ah sì, lo vedo. <ride> lo vedi, si vede la pancia Maurizio? No, 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 no. Bene. quindi tu hai questo rapporto con gli anni che passano li ignori in qualche sì, modo. Sì, sì, l'ultimo compleanno l'ho festeggiato a 40 anni, dopo non mi poi ricordo basta. più niente, no, poi vado via, ogni volta che, faccio, che compio gli anni scappo, vado all'estero, è... ricevo tanti messaggi, la, la segreteria è piena, li cancello tutti, non voglio sapere che ma mi fanno auguri. Ma il in dicembre dici buon anno per tutti? Buon anno, tutti. Eh, ecco, per tutti. In maniera, certo, ecumenica e via, ma cioè, no, perché, cioè, voglio dire, il rapporto con l'età, l'età è uno stato d'animo, Intendiamoci bene. Eh sì, è una scelta volontaria. Ma uno diciamo l'anagrafe. L'anagrafe è un po' 60 anni. Per esempio, bello. ci sono delle donne a 60 anni che fanno, 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 fanno le attrici, dice prendiamo questa. Ma dice sai dice, a 60 anni, magari ne dimostra 40. E eh. eh. eh no, dice perché è troppo grande di età. Ecco, questo, questa è una cosa molto grave. Nel nostro lavoro a 30 anni già sei vecchio, o vecchia, sì, assolutamente, insomma. non puoi più. A tu vedi per esempio questi cantanti che... Sì, ma hanno io non voglio sapere quanti anni ha Mary Streep, è troppo brava, ma bene è così, qualunque comunque che abbia? È Però non è che fa scampolo in non cinema, fa loro alle grandi cose, la eh. donna adulta. la eh, donna, cioè, donna adulta lo è da 40 è in avanti, vero. adulta, sì, certo, certo. Eh, che io credo sia uno stato d'animo. Cioè, probabilmente, diciamo, come in, tu uno si sente. Eh, come dire che è cresciuto a una certa età così io temo solo le crisi di giovanilismo che possono venire è vero. a chi non è più. però c'è da dire che ci sono dei giovani che sono vecchi ci sì. sono dei vecchi che sono giovani questo è un grande miracolo della natura anche Sì. che sono giovani o fingono di essere giovani è vero è si eh, provano eh? volte, eh. io a volte io a volte quando parlo con i miei nipoti che gli racconto per esempio le storie del cinema beh, quel, il lavoro naturalmente che faccio io che gli, eh, gli faccio conoscere dei personaggi che non conoscono ed è molto bello adesso mio nipote che magari avrà un figlio domani domani che cosa racconta? Chi sono i personaggi oggi così straordinari da poter raccontare? Uh -huh. non ce ne sono, ce ne sono pochi pochi, vuoti non, anche, anche nel panorama musicale cinematografico ci sono due, eh, tre eh, eh. il resto penso che sia così tutto. Le dirò che ora che fa freddo star fuori è meglio stare dentro. È vero, eh? Se voi non avete una saletta interna, qua. è vero. Ora che fa è vero, freddo, vero comincia eh, come si. E non staurino fuori quella frase eh. che risolve tanti vuoti. Eh? di conversazione ha rinfrescato eh? ha rinfrescato eh? che copre eh? un vuoto di Beh, ora che ha rinfrescato, ha rinfrescato. si può meno eh, sì, perché vabbè, no adesso, eh? se vuole le porto un plaid ma lo sconsiglio no, no. porti uno scaldino pure lo scaldico eh? te li ricordi gli scaldini come no eh. Mia mamma aveva un braciere, mi ricordo, e la sera eh, a me e alle mie sorelle ci faceva scaldare su questo braciere, ma ed era molto bello perché c'era un'atmosfera una straordinaria, Precetto. magari con, eh, con eh, gli odori eh, non lo so, delle eh. lenticchie. Wow, era, wow. era una cosa bellissima. Queste cose ormai, ormai non ci sono più. Non ci sono più le lenticchie. Sì. No, <ride> meno, eh. le le lendicchie sono meno. le lenticchie non ci sono più queste, queste usanze, ah, ecco. perché allora magari non c'erano i caloriferi, era eh, già certo, certo, tutta un'altra cosa. Bisogna fargli venire qua un po' di lenticchie. Adesso le lenticchie purtroppo arrivano dalla Romania, non più da Castelluccio di Norcia. Sì. Ah, sì, Quintali di lenticchie, sì, costano in meno. Sì. Ah, noi, in Italia noi non coltiviamo più lenticchie? Meno, pochissimo, che costa troppo. Addirittura? Sì. Vedi? Tante cose... E, si impara perso. sempre qualcosa, eh. Eh. le lenticchie quindi vengono dalla Romania. La Romania, sì. Ce ne sarà un grande Enorme, no? Quintale, ricarica quinto. ora per l'ultima dell'anno. E vabbè, la comunità europea in qualche misura è anche questo, perché non voglio dire, ma, ma non so vedi, si impara sempre qualcosa, <ride> dobbiamo parlare nella vita. No, sì! <ride> no, ma io lo so perché sono umbro, e quindi qualcuno di Norcia mi dice le lenticchie non ci so più, capito? Eh, non è che eh, le so per, per ripare. No, ma lui mi ha raccontato quell'immagine. Io l'ho vista, certo. L'immagine de, no? del bracere del bracere bellissimo. Era... nel bracere ci si mettevano anche le bucce di arancia vero, e di Mandarino. e davano un odore strepitoso. E un odore vero. È Ecco, ma per esempio, ecco, tu, questa tua un'altra vocazione internazionale, perché tu vai spesso a Cuba, sei spesso all'estero, cioè hai fatto dischi molti. Molti. Sì, molti. Ecco, tu hai fatto in Italia, Che non si ecco. sanno neanche, però. Però ho fatto molte cose in Brasile in modo eh, particolare. adesso questa tua parte, questo tuo cotè internazionale, chi? Come, come nasce? Come comincia? Ma io fin eh, quando ho iniziato questo lavoro volevo lavorare con i miti stranieri. Ho avuto la fortuna di, dopo aver lavorato con Mina, avevo incontrato Roberto Carlos, penso uno dei dieci cantautori eh? più grandi eh, del proviso. mondo. Mi aveva portato in Brasile, e da allora ho iniziato a scrivere testi in italiano delle sue canzoni, tra cui c'era un pezzo bellissimo testarda io, che Lucchino Visconti aveva inserito di un gruppo di famiglia in un interno. Come no? La mia solitudine, la e da allora, poi, la Zanicchi, allora la cantava, mi volevano, sì, Iva, straordinaria. Bellissimo e, pezzo, e da allora il testo, sì, in italiano. E da allora poi ho lavorato con Gaetano Veloso, che è un altro mito incredibile. Bravissimo. Poi con degli artisti spagnoli, artisti portoghesi, e così ho avuto, questa, ho avuto sempre questa grande. Grande passione. Adesso un pochettino mi sono, mm, mi sono un pochettino rallentato, rallentato perché? perché è molto faticoso. Io, i miei Oscar, penso che nella mia vita li abbia vinti, però lavoro, sì, scrivo, ho fatto delle cose. Adesso, ultimamente, il nuovo disco di Marcella, adesso c'è un lavoro con la Zanicchia. Mi piacerebbe però lavorare per i giovani, e ecco, quei giovani, io amo, per esempio, Emma. Mi piace molto è questa bravissima. ragazza, penso che sia con Lamoruso, penso che sia una delle migliori. Ciao, una Io sono passione. uno che dice le cose che pensa. Ciao, una grande passione. E ecco, tutti gli altri mm. cantano tutta la stessa maniera. Io mi sono fermato a Tiziano Ferro, che è straordinario. Dopo Tiziano Ferro non vedo più di questi giovani, Bravo, che per... sì, è meraviglioso. Ma... Non vedo più delle cose interessanti. Cantano tutto uguali. Io accendo la radio e non so più chi sono. E, ah, questa è, e questa è la cosa che mi, che che mi sconvolge molto. La passione molto. per Cuba. La passione per Cuba che mi aveva invitato. il tuo secondo paese. Eh, sì, devo dire di sì, vorrei andare a viverci, sinceramente. Mi piace molto l'isola, mi piace molto la gente. Frequento, frequento delle persone che si occupano, eh, sono dei poeti, degli scrittori, tra cui Michele Bernette, che è il più grande scrittore vivente cubano. Grazie a Lucia Altieri. Te la ricordi Lucia Artieri, yeah. mi aveva invitato in uno show televisivo che lei è, è stata una grande vedetta tipo la nostra Raffaella Carrà. E da allora poi non ho più lasciato Cuba. Ci sono sempre ritornato, ci sono ritornato l'anno scorso, sono stata invitata dalla figlia del comandante Raul Castro per questa marcia contro l'omofobia ed è stato bellissimo. Poi ho fatto ho cantato al Teatro Carlo Max. Eh, adesso anche Zucchero penso che abbia fatto un disco... Ha fatto, ha fatto Guantanamera Sì, ha con... fatto Guantanamera ha fatto Guantanamera mm, con mm, dei musicisti mm. carissimi amici miei, sì. ne ha fatto una buona, ha fatto una buona, una buona mm, mm, versione. Però si è risvegliato molto tardi, perché prima di lui c'è stato Jovanotti, gio io, Marcella, eh, tantissimi. tantissimi. Però devo dire che ha fatto una cosa molto bella, ma mi piace poi questa sua cosa che si sente cubano con questa camicia uh, stile Che Guevara, con questo sigaro. Ecco, però mm. bisogna nascerci là, bisogna frequentare quel posto. Non so se è la prima volta che zucchero va uh, in, uh, Ma se a Cuba, però è, è molto... Però è con... la prima volta. Ah sì? Perché secondo me è la prima volta che uno va a Cuba, compra i sigari cubani, certo, sì. cioè, certo. poi no. Eh, poi, si eh? poi si calma. Poi si calma. Io la prima volta sono stata a Cuba, ho voluto assaggiare il Mamei. Il mame è questo frutto, pensa, si dice che sia il, 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 primo frutto, il primo frutto che abbia creato Dio. E per, e per fare nascere questo frutto, quando tu metti la piantina, il frutto, il frutto viene fuori dopo 50 anni. Ma Ecco, ti giuro, ed è, che, ed è una meraviglia. Ma perché assomiglia a, tutti, a che? A un'arancia, una pera, una mela? No, no, a che... no, ha un melone, ha un melone duro. 50 sul anni. Sì, 50 anni, e hai gusti, ha tutti i gusti possibili, eh, ah, di tutti già, i frutti ma... del mondo. E io sono pazzo, io vado a Cuba per, per, per a volte per andare a mangiare il mameo. Pensa come sono ma si pazzo. Ma trova facilmente oppure No, ma... si trova beh, naturalmente fuori stagione, no. Però nel periodo di maggio si. È perché vanno a maturazione 50 anni dopo, capito? Sì quindi quelli eh... è l'unico frutto che costa molto caro per i cubani eh comunque cioè, è veramente meraviglioso quello che uno mangia adesso se andrò a Cuba piantato... prossimamente te ne voglio portare te ne voglio no, portare no, devi... no no perché io voglio, perché ah, voglio che tu assaggi questo ma frutto ma assicuralo prima perché no, è come frutto dei 50 anni no ma 50 anni, ma è, è fresco il frutto no lo so che è fresco o è stato piantato 50 anni fa sì. non si può fare i conti nel 60 <ride> È vero, e, eh? Poco dopo il 60 lo hanno... È vero, è vero. è hanno... incredibile, è stupendo. È incredibile. Si incredibile. È incredibile. Ma Mei. Mamei. Mamei, sì. Mamei. Ah, ma ma, ma, ma guarda, e due cose ho imparato. Pure che Mamei, tu con... No. No, non l'avevo eh, mai sentito. Ecco eh. Eh. Vabbè. Tutti, molti, ti hanno imitato, no? Chi ti ricordi di più? Ma sicuramente Max Giusti e fa l'imitazione di Cristiano Malgioglio in modo incredibile, mi diverte molto perché non è mai volgare, ma tutti quelli che mi imitano non sono volgari, come per esempio eh, Savino. Savino è straordinario, ah, sì. Da, sì, ma lui da sempre. Ma in questo periodo, anche quasi tutti i giorni, da Radio Dimensione Suono, d'Italia, ci sono questi, questi che speaker che si divertono. Sono molto sentite molto divertenti. Sì, sono molto divertente, ma in continuazione. Perché il mio personaggio, è così forse è perché è un po' esagerato, forse è perché è diverso da tutti gli altri, mi fa, mi, quando non lavoro eh, mi fanno diventare sempre più celebre, sono sempre presente. E questo è importante, però Max Giusti devo dire che è, che è meraviglioso. È molto bravo, sì. È meraviglioso. Ecco, ma mh, prima tu mi parlavi di, di tua madre, no? della famiglia. Sì. Chi ti ha insegnato, tua madre o tuo padre, la differenza tra il bene e il male? Ma se a papà era un tipo molto, molto schivo, ci amava molto a tutti, però avevamo molto competenza con mia madre con mia madre, e mia madre, sì, mia madre è una donna molto apprensiva. Apprensiva, io come le ragazze per bene, chiamiamolo così, chiamiamole così, voleva che io ritornasse a una certa, a una certa ora. Eh. Guai se io, se io dicevo mamma ritorno alle undici e mezza, perché alle undici e mezza e non alle dieci e mezza? Ma uno come me, maggiorenne, eccetera, dico mamma dico, vado fuori, vado con i miei amici, il sabato no, devi ritornare a quell'ora. Se tu mi dici alle 10 e mezza, devi arrivare alle nove e mezza. Non capivo il ragionamento di mia madre, aveva il terrore, il terrore che io mi drogassi, che io fossi un figlio. Ah Così, dei muri molto... del pomeriggio. Lo so, però, eh, però avevano aveva sempre il terrore perché io ho avuto un'educazione molto sana, io non conosco niente di tutto questo. Però, però mia madre è così apprensiva, forse è stata troppo apprensiva eh, apprensiva con me. Io sono felice che non mi sono sposato, che non ho avuto mai una relazione così. Se fossi diventato padre, io sarei impazzito, sarei impazzito. Pensare che mio figlio si sentisse male, oddio oh mio, no, guardi io sono felice così libero come... Vabbè, io capisco questo, però i figli danno anche delle soddisfazioni. Lo so, anche, lo so, ma io sarei stato un padre, molto, un padre molto apprensivo. Perché io, tu sei apprensivo molto, sì, anche tanto. su te stesso. Sì, molto, sì molto. Ti apprensivo. visiti da solo, ti autovisiti, no? No, io, io non vado mai dai medici, grazie a Dio, anche quando ho qualcosa, quando ho un raffreddore sì, no, banale. Ma non sei apprensivo. No, sono apprensivo perché a volte ah, mi succede qualcosa, eccetera. Poi dopo metto un disco, mi metto a ballare a casa da solo, <ride> eh, cambio, cambio l'armadio, eccetera. Tu devi, tu devi sapere che io ogni storia d'amore che ho, quando finisce cambio, tutte, cambio, qua, cambio tutto quello che c'è a casa, butto il salotto via, la cucina via. Adesso sono questa storia d'amore. Ma non... fabbricano mobili? Eccoli, eh? faccio che adesso, adesso sto buttando. Tutto fuori perché ho ricomprato tutto nuovo. Voglio sempre delle cose nuove. No, non sono normale secondo me. I commercianti di Ronaldo, signor Malgioglio, maestro. Le presento una come persona, la magari? sua. <ride> sì, storia presentano delle persone particolarmente <ride> affascinanti. Eh, magari buono, ci compra so, un salotto. È vero? Ma scusa, balli da solo. Ah, adoro ballare sì, da no, solo. Ma ho capito. Cioè, tu metti un disco, una canzone sì, certo. che e ti metti a ballare nel salotto. Sì, adoro, ma da ti, solo. Sì, ho capito, ma ti vesti da bayadera, da... come ti vesti. No, mi, mi piacerebbe voglio... vestirmi così come <ride> dici tu. Però no mi metto davanti a uno specchio e ballo. No, ma io non sono normale, Maurizio. No, questo non l'ho mai messo in dubbio, vorrei solo. <ride> non l'aveva neanche in senso. Mi piace molto ballare, ballare bello, da solo. Ma... Perché ancora la televisione non mi ha scoperto neanche come ballerino. Speriamo adesso con questo programma. Vabbè, spero che vada, che, che vada in porto mica... che non non possa fare qualcosa. Una cosa brutta. Riccardo, no, ma mi piace molto anche quando quando devo fare qualcosa, qualche programma molto importante, come, mio come per esempio oggi che sono qua da te, stasera che sono qua da te, dico come de, cosa devo fare, eccetera. E provo, riprovo, che cosa mi chiederà, eccetera. sempre ho fatto, ho fatto, e questo è bellissimo, ho fatto questa particina in questo cameo, in questo film eh, di Massimiliano Bruno, Viva l'Italia, ah, che è stato eh, un grande un successo, successo straordinario. Grande sì, successo. sì un, sa, mi fa Cristiano, tu mi fa, ti voglio così, in un cameo. In un cameo, dico vabbè dico, lo faccio volere. Lo spieghiamo, il cameo è una partecipazione piccola. Una così un momento, ecco. un momento e dove impersonavo un sindaco. Così particolare, un camion Generalmente non parla mai nessuno quando si fanno i camion però lui mi ha lasciato parlare io avevo il terrore. Non sapevo, non sapevo, veramente, eh, avevo, avevo, avevo paura. Beh. Ma quando <ride> sono arrivato sul set, ti giuro, sono arrivato sul set e io, io dovevo sposare Ambra e c'erano un sacco Ma di comparse Ma no non io il copione, sì, no, no perché, io no, perché io non voglio mai il copione. Eh, il, regista, no, il regista mi ha dato dei, degli input e poi sono andato a ruota. A ruota Libera. ma la cosa che mi ha fatto felice non appena sono arrivati in questa villa con tutte queste comparse non appena sono arrivati io ti giuro è come se fosse arrivata Sharon Stone tutti che volevano fotografare con me ed è stato un momento veramente è stata una anche cosa anche vantosivi sì certo certo, certo certo è. ma è stata una cosa molto bella sono contento che Massimiliano Bruno mi abbia, mi abbia chiamato in questo cameo ma io spero sempre un giorno o l'altro di ricevere una telefonata di, da Pedro Almodovar che io amo moltissimo adoro oppure un regista importante che mi tolga questo ciuffo e che mi faccia fare il padre il nonno lo zio tu non vorresti so che cosa. lavorare con Almodovar ah sì io ho sempre sognato di lavorare con Pedro. Beh, beh, mi piace beh, molto, beh. perché io sono il personaggio forse, forse molto adatto a lui. Quando aveva fatto i provini per la maleducazione, mi avevano chiamato su a Madrid e un mio amico mi dice: Ma Cristiano, sai, stanno facendo scherza a parte? E sicuramente, no, se fanno scherzi a parte, ho paura anche di prendere l'aereo, c'è il tempo brutto, <ride> e non sono andato su. E ho perso questa grande occasione. Forse ma non era scherzi a parte. Era non era scherzi a parte, film. mi avevano chiamato per questa, per questa cosa. Peccato, ho perso questo, questo treno, però c'è stato un, un po' di. I treno. sogni sono, un film con Almodó. Sì, ma c'è Pupavate, che io amo moltissimo. Eh. Pupavate, dice un giorno l'ho chiamato, dico: Senti, Davate, ma perché lei non mi chiama mai? Che io amo lei, mi fa mal gioio lei è molto televisivo. Ma dico, scusi, dico, ma lei ha lavorato con tanti personaggi televisivi. Dico perché non perché non ma ah, ci devo pensare eccetera. Ecco, Aldo l'adoro per un'altra cosa. Avati l'adoro per un'altra cosa, perché è un grande, è veramente meraviglioso. Noi abbiamo dei registi straordinari, no, so. Muccino, eh, Tornatore, ce ne abbiamo tanti, però un personaggio come me lo vedono già in televisione. perché c'è questa passione per il cinema? Perché ho, beh, se è invecchio Maurizio che devo fare? Se non lo faccio adesso, quando è che lo devo fare? Per, non ho anche la passione per il cinema Perché il cinema magari mi ha toccato, mi ha voluto Però io ho rifiutato tante cose Per esempio mi avevano chiamato per qualche cinema pan, cine panettone Ma io non posso fare il malgioglio no, A ma, me non piacciono quelle uno cose Uno ti conosce per essere un interprete di canzoni O un autore di canzoni e non, lo so, non è. Lo, so no. lo so, lo so, però ci sono tante cose che magari uno, magari uno non pensa, però mi piacerebbe molto dare qualcosa di più alla mia carriera, non lo so, non lo so Maurizio. Ma per esempio che personaggio... Ti piacerebbe Anna Karenina ti piacerebbe Hai essere no, Anna Karenina e è so? un, un <ride> ecco no eh, posso beh. dire una cosa adesso dico beh se ci fosse qualche produttore adesso in ascolto io voglio portare in teatro il compleanno del mio caro amico Harold ecco quello mi farebbe eh, impazzire vi, vi prego vi scongiuro chiamatemi Maurizio, fai un appello anche tu, ti prego. Io voglio portare in teatro personaggio. personaggio. Voglio portare in teatro. Il compleanno, il compleanno del mio amico del mio Harold. Amico Harold. Harold. Bellissimo. È un bellissimo testo, è vero. Bellissimo, 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 bellissimo. bellissimo. È, vero, bellissimo. È, vero. è molto particolare, e mi piacerebbe molto, ecco. Questo è un altro sogno che io. Però già ho la fortuna di lavorare di lavorare molto, di fare Quindi, televisione. Al Modova. In teatro, il compleanno del, del mio amico, caro amico Harold. Harold. E' Poi... un altro sogno? Non lo so, di essere felice, quello è forse la cosa più importante. Ma non hai la faccia di uno, il volto, l'espressione di una persona che. No, è io, sono, io sono molto felice. Eh, lavoro ah. ho delle mie grandi soddisfazioni, quella è una cosa molto importante. Certo, vorrei fare tante cose, ma tutto non si può fare, penso, nella vita. Ma soffri di solitudine? No, no, hai paura della solitudine. Non conosco la solitudine. No, quando quando ho, questi, ho questi momenti metto un disco e ballo, e ballo, e ballo la balle, salsa sì, da balle. solo. Eh, certo. e dove, dovrebbe esserci una telecamera nascosta per vedere il eh, mangioio certo, inedito. Eh. Ma i vicini di casa non dicono niente. No, non dicono Anzi, chiamo la signora Mafalda che mi vede, stupenda. Mm. Una donna di 80 anni meravigliosa che mi prepara i Balla dolci. Eccetera. La salsa, no? S ma poverina, adesso c'è un po' di reumatismo eh, alle gambe. Beh, eh. <ride> Non è che mi eh, Però mi applaude, ti applaude. Sì, è stupenda. Ma strade, sullo stesso me ne rotto. No, al piano sotto lei. Sì, Ah, la signora. Sì, è stupenda. E, e ti è stupenda. Cucina, che sì. ti cucina? Sì, cucina, no, prepara per te. delle cose. Sì, ma cucino io per lei a volte quando sono a casa. Poi si dispera quando vado via. Ah, e qual è sì, il conto come... che ti viene meglio? Beh, a me viene i cannelloni al forno. Allora, non ti vengono meglio. Senti, dimmi adesso, senza pensarci più di tanto, un ricordo, il ricordo che ti piace di più, il ricordo che ti sovviene più frequentemente. Beh, ricordo... se parlo di lavoro penso... Dico quello che vuoi. Penso l'incontro con Mina. Con Mina è stato un incontro troppo importante per la mia vita, mi ha cambiato così, eh, mi ha cambiato eh, la vita, nel senso, nel senso sul lavoro. Perché eh, allora, quando scrivevo per Mina, eh, tutti volevano malgioglio, 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 questo così, autore particolare, dalla scrittura un pochettino ambigua e sono contento che molti mi hanno molto, molto imitato durante il percorso poi tanti ricordi, la vittoria di Sanremo, l'incontro con Carlos, il Brasile eh, gli artisti che ho sempre amato e, e nella vita, nella tua adolescenza, nella tua prima giovinezza, nella tua infanzia, non lo so non ho ricordi, sono tutti ricordi positivi comunque sì. ma e non, ricordo, e non, non ricordi ricordo. mai? no, non ricordo, a me non piace mai ricordare il passato il passato lo ricordano gli anziani quasi sempre. Io non mi ricordo mai niente, io voglio pensare a quello che faccio domani. Domani è troppo importante per me. Cioè tu tua madre e tuo padre non te le ricordano certo, ah, certo allora, che me le ricordo, che... ma è normale, la famiglia Maurizio fettor, mi no, mai, Ma che eh. mai. No, con mia madre, beh, la carezza prima di andare a letto, che ne so, il segno della croce, eh, sono delle cose che mi hanno insegnato i miei genitori, certo, quelle me le ricordo eh, molto. Ma non, ma, non, ma non ricordo delle cose, cose particolari, ricordo delle cose molto affettuose in famiglia, quelle sì, quelle me le ricordo. E Sogni tutte. te la notte, sogni? Sognavo, adesso non sogno, non sì, sogno più vabbè. perché. Dormo poco. Io dormo poco, Maurizio, io non riesco a sognare, io dormo quattro ore a notte. Quattro ore a notte dormo, non riesco a dormire di più. Leggo molto, vedo la televisione le cose che mi piacciono. Ma e' è, è, è poco dormire quattro ore per sì, notte? Sì, lo so, molto. A, a poco. te bastano? Sì, bastano, bastano. Poi durante la giornata non riesco più a dormire. Ma tu perché non mi vuoi raccontare un sogno perché qualcosa di troppo privato, cioè... Hai questa difesa del privato. Ma mi piacerebbe, mi piacerebbe molto sognare, ma eh, mi, piacerebbe, mi piacerebbe sognare delle cose straordinarie e non degli incubi, hai capito Maurizio? Beh, Però ma io non lui, sogno mai eh, da bimbo, sognavo, ma non mi ricordo i sogni che uno facevo può sognare da bimbo. Incubi o posso sognare? No, adesso, pezzi no di adesso, vita di... adesso non sogno più, non sogno più adesso Maurizio. Perché i della notte tengono compagnia di giorno. E se non mi vengono, scusa, no, non è che... Ma perché da mica sono qui a, a citare sul mercato Sì. No, 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 eh, non sogno, vabbè. peccato, vorrei tanto sognare. Allora, questo disco, Signora Evora, dedicato da Cristiano Maggioglio, lo facciamo vedere? a una telecamera, allora non so come lo vedete voi... Eh, ha una grandissima cantante di Capoverde Se sarei vero c'è un duetto, due duetti molto belli che faccio con Maria Nazionale L'interprete di Gomorra Penso che abbia una voce pazzesca Pazzesca Poi e... c'è un... il Besame Muccio ci sono Sì, altre... Besame Muce, poi ci sono altri classici eh, di Capoverde E pensate, questa è un'etichetta cristiano-maggioglio Ecco, e lì eh. mi sono emozionato perché sempre eh. mi hanno detto, ah Cristiano perché non apri una tua etichetta discografica? Però avevo sempre pudore, dico ma una mia etichetta, tanto dischi dico, non se ne vendono, e dico ma perché non farlo per questo progetto che magari mi porta, mi, porta, mi porta buono? Però questo non è un disco tipicamente per i giovani, è un disco proprio per quelle che hanno un palato molto, molto sì. sofisticato. Il disco uscirà in Brasile, in Messico. E poi la cosa bella è che canto anche in creolo, che è una lingua difficilissima. In creolo. In creolo. Dimmi un canto... verso in creolo. E eh beh, Saint Vincent de l'Onge, vuol dire San Vincenzo visto da lontano, che questo. E poi qua... dimmi ancora qual è. Eh. Oh, Dio, Chien oh, voyage Saint Vincent de l'Onche Bello. Ah, che attributo! È bellissimo. È le... in creolo, creola dalla Mai bionda diffi... aureola. Sì, quella. sì, ma è difficilissima la lingua creola. È... E perché è un, un misto tra portoghese e dialetto portoghese, è molto strana come, come lingua, Ma però come è talmente scoperto, bella, eh? è talmente bella musicale. Ma come l'hai scoperta? E ascoltando, ascoltando Sessaria Evora, perché lei canta in creolo, perciò ho dovuto per forza, per forza entrare in questo mondo. Però ehm, ci ho impiegato una settimana, non ci sono riuscito. Bene, auguri. grazie, buonanotte a Buon te. Auguri, a buonanotte a Cristiano È stata una bella. e noi ci diamo appuntamento alla prossima. È stato un bellissimo incontro, grazie, grazie Maurizio. grazie.